Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione odierna parlando di infrastrutture. Oggi pomeriggio è stato presentato un passaggio importante di un'opera molto attesa per il territorio bergamasco, la rottura dell'ultimo diaframma della galleria della variante di Zogno in Val Brembana. Nell'occasione il nostro inviato Marco De Luca ha intervistato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Beh, oggi è una giornata importante per questa valle, ma per tutta la Bergamasca, con l'abbattimento di questa prima diaframma in questa galleria. Sì, è la prosecuzione di un'opera iniziata qualche anno fa, che vede la provincia protagonista. La regione partecipa finanziando in parte consistenti i lavori, ma la provincia ha dato ottima prova di sé perché mantiene i tempi e ha ridotto molto i costi. Quindi grande soddisfazione, ringraziamento al presidente della provincia, e sono molto interessato a queste infrastrutture anche perché non si sa bene che cosa succederà alla fine dell'anno con le province. C'è la possibilità, io dico il rischio, che tutte le infrastrutture della provincia passino di colpo alla regione, perché le province punto di domanda. Quindi un invito più che caloroso al Parlamento perché risolva questo dubbio, altrimenti il rischio è che la Regione Lombardia si trova schiacciata sotto il peso di responsabilità che non può gestire perché non ha le risorse. Si vuole trasferire alla Regione le competenze delle province, benissimo, ci danno anche i soldi però da Roma, altrimenti no, grazie. Si parla dell'aumento di 1% dell'IVA che quasi quasi fa crollare il governo, lei cosa ne pensa? Beh, io penso che adesso in un momento di difficoltà la Regione Lombardia sta trovando risorse, stiamo scavando ogni angolo per trovare risorse. Nei prossimi giorni darò l'annuncio di una decisione molto importante che abbiamo preso proprio in termini di risorse finanziarie. Noi il nostro dovere lo facciamo, il governo deve fare altrettanto e la prima cosa da fare è evitare l'aumento dell'IVA, altrimenti sarà un danno per le famiglie e per migliaia e migliaia di imprese in Lombardia. Ha promesso di farlo il governo, spero che non sia la stessa cosa dell'IMU. Se non lo fa, secondo me deve fare solo una cosa in alternativa, dimettersi e andare a casa, così come deve fare il ministro idem. Domani si firma anche appunto per le imprese 1 miliardo di euro. Dove? In regione? Ah sì, è così? Vedremo. Mercoledì. Tanta attenzione anche per i piccoli commercianti, si avvicina la moratoria, la sospensione per 6 mesi di costruzione di grandi centri commerciali. Ma sì, abbiamo tante iniziative in questi 3 mesi. Dopodomani sono i primi 100 giorni. Stavo vedendo quello che abbiamo fatto in questi 100 giorni ed è un record perché mai nella legislatura regionale è stato fatto così tanto in così poco tempo. Io ho detto nel mio esordio in Regione Lombardia che voglio fare la rivoluzione della concretezza, tante cose concrete. Abbiamo risolto il problema di Como, delle paratie di Como che andava avanti da tanto tempo, e stiamo facendo tante cose, piccole e grandi concrete. Questa della moratoria, programma di governo, l'abbiamo fatta. Abbiamo approvato la legge di riforma dei PGT che consente lo sblocco di 3.000 cantieri in Lombardia con un giro d'affari di 500 milioni di euro, senza cose sbandierate a destra e a manca, ma cose concrete. E oggi c'è una cosa molto, molto concreta, vero Presidente? Molto concreta. Bene, grazie. Grazie a lei. Il presidente Maroni è intervenuto anche questa mattina all'assemblea di Federchimica, per noi c'era Ilaria Tettamatti. Il governo parla di 1 miliardo per i giovani, questa è l'intenzione. Squinzi ha detto è un inizio ma di sicuro non è abbastanza. Qual è la posizione della Lega? Il governo parla di 1 miliardo per i giovani, ben venga se ci fosse davvero. Parla di cancellare l'IMU e non l'ha fatta, parla di cancellare l'aumento dell'IVA e non l'ha fatto. Siamo sempre solo di fronte a buone intenzioni. Secondo me, se il governo non cancella l'IVA, l'aumento dell'IVA, deve fare solo una cosa, dimettersi, andare a casa. Ieri Letta ha detto che non è stato il suo governo a mettere l'aumento dell'IVA, ma è stato il governo Berlusconi. Va bene, siccome si sono impegnati a non alzare l'IVA, chiunque l'abbia messa, se non riescono a cancellare l'IVA, dimostrano evidentemente la propria incapacità e devono andare a casa. Mi auguro poi che Letta, persona che stimo,
convinca la ministra Idem a dimettersi, perché quello che è successo è una vergogna. Sulla SEA non è probabilmente la regione non controlla SEA, però oggi ci sarà un cambio al vertice. Lei ha fiducia nella nuova, in questo cambio della guardia? Ma primo, la regione non c'entra con SEA, non abbiamo. Secondo, noi siamo molto interessati a quello che succede comunque in SEA, perché ci sono una serie di problemi. Penso a SEA Handling, ho già detto al Comune di Milano, azionista, e anche all'altro azionista di SEA, che la Regione è pronta a intervenire se dovesse servire, però finora non ho avuto richieste di intervento, quindi io rispetto i ruoli, non compete a me, sono molto preoccupato per SEA Handling, ma non compete a me. Secondo, mi interessa la governance di SEA, perché abbiamo qualche idea sul riassetto degli aeroporti del nord, non solo della Lombardia, non solo l'eterno conflitto tra Malpensa e Linate, ma anche un'integrazione tra questi due aeroporti, Bergamo, Brescia, Verona, Torino e magari anche Venezia, per creare il sistema aeroportuale del nord. Ci stiamo lavorando, quindi chi sarà al vertice di SEA mi interesserà saperlo, perché voglio coinvolgerlo in questo progetto. E non sarà più un uomo vicino a voi, però. Un uomo vicino a noi, la Lega. Io sono il presidente della Regione Lombardia, mi aspetto che il nuovo amministratore di SEA sia uno sensibile ai temi che io come presidente della Regione Lombardia pongo, e cioè il riassetto del sistema aeroportuale del nord, che oggi non sfrutta le potenzialità che ci sono, ma serve solo a favorire le compagnie aeree tedesche, francesi, quelle non italiane. Primo. Secondo, l'ho sempre detto e lo ripeto, a me l'appartenenza politica, la testa di partito non mi interessa, mi interessa zero. Io voglio mettere gli uomini capaci nelle nomine che competono a me, e mi auguro che chiunque sia messo da altri abbia un rapporto istituzionale di leale collaborazione a prescindere dall'appartenenza politica. Senta, le vicende giudiziarie di Berlusconi possono mettere a rischio la tenuta del governo? Vicende giudiziarie di Berlusconi? Secondo me sì, anche se lui continua a dire di no, però quello che sta succedendo sta minando e secondo me minerà fortemente. Se poi a questo aggiungiamo l'incapacità del governo di dare risposte sull'IVA, sull'IMU e sulle altre questioni, vedo un governo traballante, scricchiolante, sull'orlo di una crisi di nervi. Per gli aeroporti, pensa una grande compagnia del nord? No, penso a un sistema aeroportuale, penso alle infrastrutture, un sistema aeroportuale che non mette in competizione un aeroporto con l'altro, a chi si ruba di più passeggeri, perché ripeto, questo favorisce solo i grandi vettori europei. Non mi occupo di Alitalia, vedo Alitalia piuttosto malconcia, e anche per questo credo che sia necessario che le regioni del nord mettano mano a una riforma, a una riorganizzazione del sistema aeroportuale. Abbiamo tanti aeroporti al nord, il nord è l'area business più importante d'Europa, purtroppo questi aeroporti sono in competizione tra di loro perché la gestione è fatta così, e stiamo studiando un progetto che crei una grande forza piuttosto che una grande divisione.